Saluto e ringrazio in collegamento con noi da Roma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Ministro, buon pomeriggio e grazie del suo tempo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ecco, partiamo, se mi consente, Ministro, dalle notizie positive. Oggi è una giornata importante per il Paese, per la difesa. C'è stato un arruolamento straordinario e soprattutto una risposta straordinaria ad un bando che avevate lanciato. Sì, credo che questa sia una notizia molto positiva, perché abbiamo lanciato dopo il decreto un bando per l'assunzione temporanea per un anno di medici e infermieri militari. Abbiamo pubblicato il bando e in pochi giorni abbiamo già avuto 7.500 domande. Lavoreremo per inserire questo nuovo personale tra 15 giorni e quindi svolgeremo nel più breve tempo possibile tutte le procedure per l'immissione del personale, per la sua selezione. Credo che sia la testimonianza di una grande volontà e di una grande generosità, una volontà di mettersi in gioco per il Paese in questo momento. Lo abbiamo visto anche su altre manifestazioni, ad esempio il bando che il Governo ha realizzato per costruire la squadra di medici che è a disposizione per l'emergenza coronavirus e che saranno impiegati nel nord Italia. Anche lì tante domande in eccedenza rispetto ai posti che si volevano reclutare. Credo che sia un segnale di grande volontà, di grande generosità, di grande disponibilità da parte dei medici, del personale medico italiano, ma credo di tutti gli italiani. Ecco, Ministro, quanti saranno medici, infermieri e operatori sanitari che saranno arruolati? Ma noi già abbiamo adesso tanti medici e tanti infermieri che stanno operando, sono parecchi che sono già impegnati in varie parti del Paese, in particolarmente nel nord del Paese, con 140 tra medici e infermieri già impiegati. Altri si stanno impiegando proprio in queste ore in relazione all'evoluzione della domanda di servizi sanitari in ausilio agli operatori medici e sanitari che già lavorano nella nostra rete ospedaliera, che vanno ringraziati per il lavoro che svolgono. A questi contingenti si affiancheranno i numeri che abbiamo previsto, che sono circa 300 persone tra medici e infermieri che saranno a disposizione per un anno, ma vediamo se sarà necessario anche allargare un po' questi numeri. La cosa che mi interessa in questo momento segnalare è che c'è una grande risposta anche dentro le forze armate per quanto riguarda il lavoro che il personale sanitario delle forze armate sta facendo. È un grande lavoro che si è dispiegato in tante modalità, sia nell'impegno negli ospedali che nell'impegno nella realizzazione e poi nel funzionamento degli ospedali da campo che abbiamo realizzato. Penso a Crema e Piacenza, l'aiuto che abbiamo dato a Cremona e a Bergamo, e così come l'impegno negli ospedali e anche nelle residenze sanitarie assistite, dove c'è tanta popolazione anziana e che spesso hanno visto i medici militari, gli infermieri militari andare in soccorso alle esigenze che in quella realtà si manifestavano. Ecco, Ministro, c'è anche un impegno dell'esercito all'interno proprio di quelle attività produttive che stanno predisponendo strumentazione necessaria per gestire l'emergenza. È il caso di chi interviene nella costruzione dei respiratori polmonari. Ecco, ritiene che ci possano essere ulteriori spazi per una collaborazione di questo tipo? Beh, c'è un grande impegno complessivo delle forze armate, lo chiamavo prima quello di carattere sanitario, quello per il trasporto degli ammalati, 5 elicotteri in biocontenimento che portano i malati di Covid da un luogo all'altro in relazione alla disponibilità di posti di terapia intensiva o subintensiva, così come i voli dell'aeronautica militare. E poi abbiamo l'impegno del nostro personale civile in alcune aziende, quella che è stata prima da lei citata, sui respiratori, sui ventilatori per la respirazione, che ha visto grazie al nostro concorso, al concorso del nostro personale, la possibilità di quadruplicare la produzione settimanale, ma anche l'impegno che stiamo realizzando all'Istituto Farmaceutico di Firenze, di proprietà appunto della Difesa, dove si sta
producendo disinfettante per le mani che viene mandato laddove ce n'è bisogno a partire dagli ospedali. C'è, credo, anche dentro questa emergenza la capacità del settore della difesa di riconvertirsi in relazione alle esigenze che il Paese manifesta per dare un concorso insieme a tanti altri alla soluzione dei problemi e alla capacità di affrontarli con efficacia e con forza. Ecco, nel tentativo di contenere l'epidemia il governo ha varato, ministro, un decreto molto restrittivo, un decreto sul quale non sono mancate i confronti, le discussioni. Ecco, misure dure, ritiene che sia necessario andare avanti su questa strada e dal suo punto di vista fino a quando questa situazione dovrà o potrà continuare? Assolutamente sì, abbiamo visto che le misure che possono dare migliori risultati sono quelle di ridurre la socialità e di aumentare la distanza tra le persone, quindi anche intervenire sui settori produttivi è stato da questo punto di vista una misura che si è resa necessaria, anche se dura e che deve essere accompagnata poi da uno sforzo che deve essere realizzato per la ricostruzione e per la ripresa, anche uno sforzo di sostegno al sistema delle imprese italiane, perché dopo questo passaggio possono affrontare con fiducia, con capacità, con competitività la sfida del futuro. Oggi è necessario assumere queste misure, è necessario mantenere per il tempo che sarà utile affinché si possano raggiungere risultati migliori. Il nostro auspicio è che i primi dati di ieri possano trovare validazione anche nei giorni successivi e questo ci potrà far guardare con un orizzonte più immediato rispetto ad un graduale ritorno alla normalità. Però in questo momento la cosa fondamentale è che le misure che sono state previste, per quanto dure, per quanto pesanti, siano seguite in maniera molto precisa e in maniera molto chiara. E la risposta degli italiani da questo punto di vista è una risposta di grande responsabilità, è una risposta dei cittadini, è una risposta dei lavoratori, è una risposta delle imprese, che credo sia un presidio di grande responsabilità civile di cui non possiamo non tener conto e che deve diventare la leva su cui costruire anche il nostro futuro. Ecco, ministro, un'ultima battuta. Ci sono forze politiche che chiedono un'attività più assidua, più intensa del Parlamento, un maggiore coinvolgimento del Parlamento. C'è stato un problema di questo tipo, ritiene che si debba andare verso una risposta positiva a queste richieste? Ma una fase come quella che stiamo vivendo, che ci ha messo di fronte a uno scenario così drammaticamente inedito, necessita che vi sia uno sforzo collettivo, comune, convergente di tutte le forze che sono presenti sia in Parlamento che nella società, e quindi è giusto che vi sia un confronto serrato, continuo, con un flusso di informazioni condiviso tra governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione, tra i diversi livelli istituzionali. Credo che al di là di alcune polemiche questo si sia fatto in queste settimane. Se dobbiamo intensificare gli sforzi in questa direzione, io credo che lo dobbiamo fare. Il Parlamento deve poter lavorare nelle condizioni, pur nelle condizioni date, ma c'è l'esigenza di lavorare insieme. Poche polemiche, tanto lavoro insieme, credo che ce lo chiedano gli italiani e soprattutto ce lo chiede questa situazione e la capacità di fronteggiare questa emergenza con un concorso corale di impegno e di lavoro. Grazie, grazie al ministro Lorenzo Guerini, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora andiamo avanti con le altre notizie, continuiamo a parlare.